Ciao, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video che sarà dedicato al racconto del mio secondo trimestre di gravidanza. Per chi se lo fosse perso, qui vi lascio il link diretto al video dedicato al mio primo trimestre di gravidanza, così insomma potete seguire tutta la storia. Iniziamo subito. In questo video vi racconterò innanzitutto quali sono stati i sintomi provati nel corso del secondo trimestre e poi anche tutti gli esami medici che ho dovuto fare. Innanzitutto, il mio secondo trimestre di gravidanza è andato dagli inizi i primi giorni di luglio fino ai primi giorni di ottobre ed è stato fino adesso sicuramente il miglior trimestre di gravidanza, il periodo migliore della gravidanza, soprattutto i primi 2 mesi, quindi luglio e agosto. Ma andiamo con ordine. Ora, non so se vi avevo già accennato nell'altro video, quello appunto dedicato al primo trimestre, che più o meno intorno alla decima barra undicesima settimana le nausee sono sparite, cioè proprio così da una settimana all'altra ho iniziato di nuovo a vivere e a mangiare normalmente e quindi diciamo che già verso la fine del primo trimestre non avevo più problemi di nausea. A luglio mi si è scatenata una fame tremenda che poi è durata anche per tutto il mese di agosto, quindi tutto il quarto e tutto il quinto mese. E mangiavo tantissimo, mangiavo proprio di gusto, cioè mi gustavo ogni cosa e digerivo anche le pietre, cioè considerate che spesso mangiavo anche prima di andare a letto, avevo proprio fame, mi veniva il buco allo stomaco, mangiavo e mi mettevo a letto, non avevo problemi, dormivo serena, bei tempi. Tra l'altro, in questo periodo era estate, piena estate, quindi comunque ci sono state anche le vacanze. A luglio siamo stati in Puglia, mentre ad agosto abbiamo passato le ferie nelle nostre case al mare, quindi tra Gaeta e Santa Marinella, e che ve lo dico a fare, ho mangiato come una dannata. E mi ricordo che la cosa mi aveva un po' spaventata perché io non ho mai, diciamo, non ho mai avuto problemi di peso e anche il mio ginecologo a riguardo è molto libero, nel senso che comunque ha voluto sapere soltanto il mio peso iniziale, ma non mi pesa mai quando facciamo le visite, perché dice: io ti vedo che comunque è una struttura magra, asciutta, quindi non ho bisogno di stare lì a sottolineare quanti chili hai preso ogni volta, insomma. Non ho idea, in realtà, insomma, non è che mi peso regolarmente, però sapevo che ero partita da un peso di circa 49 kg. Più o meno, perché comunque ripeto, non sono una che si pesa sempre. E tornata dalla vacanza in Puglia mi sono andata a pesare e pesavo tipo 55 kg. Lì mi sono spaventata perché comunque nel giro di 2 settimane avevo preso 6 kg, quindi ho detto: oddio, forse devo mettere un freno. E invece poi alla fine si è riequilibrato tutto. Infatti adesso vi racconto poi cosa è avvenuto dopo. E comunque, appunto, andando con ordine, quarto mese, è andato benissimo, stavo veramente bene, ero piena di energia. Il fatto di essere piena di energia mi ha portato anche a strafare, anche perché nel mese di luglio, noi ci siamo trasferiti in questa nuova casa, forse lo ricorderete, e di conseguenza da fare, c'era molta roba da fare, insomma, come immaginerete. Ovviamente non mi sono messa a fare io il trasloco degli scatoloni, però chiaramente mi sono messa a mettere a posto le cose, i cassetti, gli armadi, eccetera. E questo strafare mi ha portata ad avere delle contrazioni. Quindi c'è stato giusto questo momento, diciamo, un po' preoccupante perché io a partire da una sera ho iniziato ad avere dei doloretti dietro la schiena, che non avevo mai provato e pensavo fossero dolori di schiena tipo sciatica, insomma, per intenderci. Poi sono spariti. La mattina dopo sono andata al lavoro e verso l'ora di pranzo sono ricomparsi. Erano proprio delle fitte intense dietro la schiena e tanto intense che a un certo punto non riuscivo proprio a stare in piedi, dovevo piegarmi. Lì mi sono un po' spaventata, quindi sono tornata a casa, mi sono messa a letto e piano piano la situazione è migliorata. Ho sentito poi il mio ginecologo, il quale mi ha confermato che erano delle contrazioni e mi ha detto di assumere immediatamente un integratore al magnesio a rapido assorbimento. Con quello
io continuo a prenderlo tuttora, non ho problemi. Se poco poco per 2 giorni non lo prendo perché magari mi è finito, non l'ho ricomprato, mi si ripresenta questo problema. E comunque in ogni caso, dopo questo momento, diciamo, di panico, tra virgolette, il quarto mese è andato benissimo, idem il quinto, quindi anche tutto agosto, continuavo ad avere tanta fame, tante energie, dormivo ancora tanto, quello sì, riuscivo a dormire tutta la notte tranquillamente e spesso facevo anche il riposino pomeridiano a qualsiasi ora, cioè mi addormentavo sia se magari non avevo niente da fare nel pomeriggio, quindi che ne so, tipo dalle 2 alle 3 o dalle 2 alle 4, anche perché mi facevo 2 orette buone, ma mi addormentavo a qualsiasi ora, quindi anche se per esempio stavo al lavoro oppure andavo al mare a ricercare in vacanza e tornavo verso le 6, io mi addormentavo anche alle 6, alle 7, mi facevo la mia oretta di sonno e poi non avevo problemi comunque a dormire poi la notte. Quindi sì, il quarto mese diciamo è andato come vi ho detto. Quinto mese, quindi mese di agosto, inizia con il botto, perché proprio il 1° di agosto ho iniziato a sentire i movimenti del bambino. Li ho sentiti abbastanza presto perché ero a 18 più 2, mi sembra, 18, sì, 18 più 2, e è abbastanza presto, diciamo, per essere una prima gravidanza, però il medico all'ecografia precedente mi aveva già avvertito che forse io avrei potuto sentire il bimbo prima del solito, diciamo, perché avevo la placenta posteriore, quindi ho una placenta che si trova, diciamo, dietro rispetto al bambino, di conseguenza tra me, tra la pancia e il bimbo non ci sono ostacoli, diciamo, quindi appunto io ho iniziato a sentire forti e chiari fin da subito tutti i suoi movimenti. Per il resto, nel mese di agosto è intervenuto un altro sintomo che mi ha accompagnato per tutto il secondo trimestre, e cioè i crampi notturni. I crampi, che sono una cosa odiosa, veramente odiosa. Adesso non lo vorrei dire, è un po' che non si fanno vedere, quindi spero che siano spariti, però è stato veramente brutto, soprattutto le prime volte. E mi capita nel sonno appunto di magari stiracchiarmi o cambiare posizione, in quel momento mi si bloccano i polpacci, i muscoli dei polpacci soprattutto e del piede, e fa malissimo, quindi è un dolore veramente intenso. Le prime volte io non sapevo cosa fare, e quindi appunto purtroppo svegliavo Lorenzo, poverino, che si doveva mettere a far fare tipo stretching in pratica, e così poi passava. Poi piano piano ho imparato a gestire questi crampi, ho capito che piegando le gambe e aspettando passano, quindi adesso insomma non lo sveglio più, poverino, però sì, è un sintomo veramente un po' fastidiosetto. Per il resto anche nel mese di agosto sono stata piena di energie, eravamo in vacanza, quindi mi sono anche rilassata tantissimo. Io ho continuato a mangiare come una dannata. Verso la fine di agosto ho avuto 2 o 3 episodi di svenimenti che ancora non siamo riusciti a capire bene a cosa siano stati dovuti, perché io ho sempre monitorato ovviamente la pressione, perché la prima cosa a cui si è pensato ovviamente era la pressione bassa. Ho monitorato subito la pressione e nonostante io abbia una pressione di mio abbastanza bassa, durante tutta la gravidanza io ho sempre avuto una pressione normale, tendente sì un po' al basso, però comunque normale. Quindi in realtà anche nei momenti in cui mi capitava di diventare bianca come un cencio e di svenire, avevo comunque la pressione normale, quindi non era la pressione. Avrebbe potuto essere il caldo, però diciamo la cosa strana è che questi episodi sono avvenuti alla fine di agosto, quando comunque il caldo non era più quel caldo asfissiante di luglio o dei primi di agosto. Quindi non lo so, incuriosita diciamo dalla situazione e su consiglio anche del medico ho fatto le analisi del sangue e ho ricercato anche il ferro, diciamo le analisi del ferro, ed effettivamente ho il ferro un po' basso, nel senso che è proprio al limite, era proprio al limite.
E di conseguenza, diciamo che ho risolto la questione prendendo integratori, semplicemente integratori per bocca che contengono anche ferro, e per adesso, insomma, la situazione è migliorata. Ogni tanto mi capita ancora di avere degli svenimenti, però tendenzialmente quando prendo gli integratori sto bene. Mese di settembre sono iniziati invece, quindi sesto mese, sono iniziati invece un po' di problemini. La pancia ha iniziato a crescere per davvero. Devo dire che la mia pancia è cresciuta fin da subito, cioè si vedeva da subito che ero incinta. Già dalla 11ª settimana si notava, insomma, perché avevo questa pancetta un po' gonfietta. Quindi già si vedeva, inizio quarto mese si vedeva proprio, eravamo in spiaggia, si vedeva, e idem, insomma, quinto mese, eccetera, insomma, si vedeva. Sesto mese inizia a essere proprio una bella pancetta e ho iniziato quindi a soffrire con lo stomaco. Quindi sono finiti, è finito, diciamo, il tempo, l'era delle grandi mangiate. Perché appunto ho iniziato a stare male con lo stomaco, ho iniziato a soffrire di bruciori di stomaco, dolori proprio fortissimi alla bocca dello stomaco e indigestione, proprio non riuscivo a digerire nulla. Considerate che nel mese di settembre ho fatto praticamente 3 settimane a mangiare soltanto pastina con un po' d'olio a crudo senza neppure il parmigiano, come proteina riuscivo a mangiare soltanto il merluzzo bollito, cioè rendiamoci conto, e ho mangiato così per tipo 3 settimane, dopodiché a un certo punto mi sono convinta a prendere delle medicine, perché appunto io cercavo sempre di evitare, cerco tuttora di evitare sempre di prendere le medicine, e quindi mi sono convinta a prendere degli antiacidi e quindi piano piano, grazie agli antiacidi, ho iniziato a reintrodurre gli alimenti in modo da cercare di mangiare un pochino tutto, perché altrimenti, insomma, andare avanti a pastina fino alla nascita sarebbe stato un problema anche a livello proprio nutritivo, sia per me che per il bimbo. E quindi ho tolto un po' tutti gli alimenti, anche se ci sono ancora poi degli alimenti che mi danno problemi, che mi danno fastidio. Infine, un ultimo sintomo che ho avuto, ma soprattutto me lo ricordo nel periodo estivo, quindi luglio e agosto, sono stati i famosi sbalzi d'umore. Io devo dire che fin dall'inizio della gravidanza sono stata molto serena, molto più serena di come sono normalmente, penso sia dovuto agli ormoni della gravidanza, sinceramente. Però durante luglio e agosto, quindi mesi estivi, mi capitava spesso di passare da momenti di felicità, euforia, per la gravidanza o per altre cose, eccetera, a momenti in cui invece mi rabbuiavo, mi sentivo molto triste, mi sentivo sola, mi capitava anche di avere delle crisi di pianto, così, senza una ragione, oppure mi capitava di essere molto nervosa. Insomma, ho sperimentato i famosi sbalzi d'umore, però per fortuna adesso sembra essere rientrata un po' la situazione. Parliamo degli esami medici, dell'aspetto medico, quindi tutto quello che ho fatto nel corso del secondo trimestre. Vabbè, io tutti i mesi, fin dal primo trimestre, in realtà ho sempre fissato la visita con il mio ginecologo, durante la quale lui mi controlla tutto, insomma, mi fa la visita, mi fa l'ecografia, parliamo di come è andato il mese e mi controlla le analisi del sangue e me ne segna delle altre per il mese successivo. Quindi la costante di tutti i mesi è sempre questa visita di controllo e le analisi del sangue di routine. Oltre a questo, il 25 agosto abbiamo fatto la morfologica, che è l'ecografia più importante del secondo trimestre. È un'ecografia che dura un bel po', circa un'ora siamo rimasti là dentro, non me l'aspettavo, durante la quale il medico va a individuare e a controllare, a verificare che siano al proprio posto tutti gli organi interni del bambino, tutto va a vedere anche, diciamo, tutti i vasi sanguigni, il cuore, tutti gli arti, insomma, verifica che sia tutto al proprio posto. Quindi è una visita decisamente molto importante, che per fortuna è andata bene. E infatti da quel momento in poi abbiamo iniziato a diffondere, diciamo, la notizia della gravidanza, e ci siamo dati anche allo shopping. Insomma, da quel momento in poi non avevamo un po' paura, diciamo, a comprare qualcosina, eccetera. Da quel momento ci siamo invece scatenati.
impegnati. Poi altro esame che ho fatto, un po' fastidioso, è quello della curva glicemica. L'ho fatta proprio alla fine del secondo trimestre, proprio l'ultimo giorno di settembre, e si tratta di prelievo del sangue, si va a stomaco vuoto, si fa un primo prelievo del sangue e mi sembra anche la misurazione della glicemia con il dito. Dopodiché vi fanno bere un bel bibitone di glucosio puro che fa schifo, è una sorta di sciroppo terribile, dolcissimo, e un bel po', sono 75 ml se non sbaglio, un bel po'. Dopodiché vi fanno aspettare un'ora in cui non si può fare nulla se non stare fermi, seduti, non si può neppure passeggiare, né bere né mangiare, niente. Quindi durante quell'ora, trascorsa quell'ora, vi faranno un secondo prelievo, poi vi faranno aspettare ancora un'altra ora, vi fanno un altro prelievo del sangue. Serve questo esame a diagnosticare il diabete gestazionale. Io speravo che il mio medico non me lo facesse fare, visto che comunque non avevo alcun segnale di diabete, né tantomeno familiarità, quindi speravo con tutto il cuore di potermela scampare, però lui è molto preciso, molto scrupoloso, e quindi ha voluto comunque che lo facessi, e alla fine per fortuna comunque è andato tutto bene, tutto per il meglio. E niente, questo è stato il racconto del mio secondo trimestre di gravidanza. Ahimè, presto arriverà anche il racconto del terzo, visto che ci siamo dentro fino al collo, manca ormai più o meno un mesetto. E niente, nel frattempo comunque ovviamente arriveranno altri video qui sul canale, e comunque ci possiamo anche tenere in contatto se vi va su Instagram. Vi mando un bacione, ciao!